Ciao ragazze, buona giornata. Oggi un video particolare, un video che non ho mai fatto, un video haul su tutte le borse che ho. E vi posso assicurare che sono tante. Ecco perché ne presenterò solo alcune e poi questo video comprenderà anche una serie di foto dove mostro tutte le borse che ho. E a cui tengo tantissimo e che presto rarissime volte solo a persone di cui mi fido, in particolare solo mia sorella. E niente che dire, passiamo subito alla dimostrazione di alcune borse e dopodiché vi posterò tutte le immagini, le foto di quelle che ho. Sarebbe troppo lungo farvi vedere, descrivervi tutte le borse che ho. Vi metterò poi ovviamente su ogni immagine il fumettino con la marca della borsa o la firma, scusate. E se avete domande o volete dei chiarimenti, fatemi sapere. Iniziamo subito. Scusate se volto le spalle, ma ho necessità, le ho poggiate tutte sul letto, anzi ve le faccio vedere. Sono un po' accatastate, sinceramente, però anziché metterle in ordine ve le faccio vedere una a una. Ecco qua. Guardate, un macello. Al momento sembra una catasta di roba tutta da sistemare, però in realtà vi faccio vedere. Io adoro il brand Camomilla. Vi faccio vedere qualcosa. Allora, ho questa per l'estate. Bellissima. Bellissimissima, eccola, di camomilla, la adoro, questa la prendo per il mare. Poi questa è la mia borsa estiva, eccola, guardate, dolcissima, bella, eccola. Poi le metto qua davanti. C'è questa, è dolcissima, guardatela che carina, molto elegante, all'interno è in vernice rossa. Come sapete, la caratteristica delle borse camomilla è che all'interno di ogni borsa c'è sempre un regalino ed è questo, guardatelo, lo specchietto, bellissimo. Lo specchietto, questa borsa in particolare ha la caratteristica di avere questo fiore che ta-da, si toglie e assieme alla borsa, se ne avete voglia o per una serata importante, potete tranquillamente metterlo. Vedete, ovviamente sistemato meglio di come l'ho messo io, non è un video tutorial sui capelli, ma è sulle borse. Quindi questa è l'altra. In questo video praticamente vi mostro solo quelle camomilla, dopodiché delle altre, come vi ho detto prima, metterò le foto. Quindi vai questa. Questo è stato l'ultimo acquisto, è stato l'acquisto estivo, dovevo andare a un matrimonio, quindi ho preso questa bella borsa, la postina, guardate. Questa ha la tracolla, un bellissimo fiocco morbido. All'interno è in questo tessuto, ci ho messo anche, guardate, come al solito anche questa, lo specchiettino, eccolo, opla. Questa la metterò appena inizio a mettere gli stivali blu. Questa. E poi ho quella che secondo me è il pezzo forte. Io la adoro, la metto anche d'inverno, non solo d'estate. La Kelly, la mia Kelly, bellissima. La Kelly fucsia, anche questa capientissima, con la tracollina. Eccola qua. E non poteva mancare assolutissimamente, sempre se lo piglio, eccolo qua, lo specchietto, dolcissimo, troppo bello.
Questa è la mia Kelly bag. Anzi, pensavo di prenderne anche un altro, di un altro colore. Questa è la misura media, pensavo di prendere la misura grande, tipo cartella da scuola, ecco. Questa. Poi passiamo a un'altra borsa a cui tengo tanto, è di Zoom. È andato via il sacchetto. Questa qua, la shopping di Zoom. Come vedete sono tutte riposte nei sacchetti perché ci tengo tantissimo e sono anche una che stanca facilmente le borse, proprio perché ne ho tante, quindi le conservo gelosamente nel momento in cui poi decido di andarle a vendere su eBay, almeno sono presentabili e certamente comprereste delle cose abbastanza nuove, direi. Queste. L'altra a cui tengo tanto è la mia le pandorine col Pinocchio, ecco qua. A volte mi scappa di dire delle bugie bianche, delle bugie nuove, buone, quindi non più bugie oggi, domani, eh? Carinissima. L'unica cosa che non mi piace di questa borsa è la catena, semplicemente non per un fatto estetico, ma perché pesa da morire. Siccome io uso sempre le shopping e vi posso garantire che le riempio, quella catena è un po' fastidiosa, devo essere sincera. Poi passiamo alla Ralph Lauren in tela molto estiva. Probabilmente questa l'ho comprata da eBay, però probabilmente non è originale perché l'ho pagata una miseria, quindi se è originale mi è venuta bene. Allora, poi passiamo a uno zainetto. Lo zainetto Pollini, come vedete anche questo è nuovissimo, infatti non l'ho mai indossato. Mi piace l'odore delle borse di pelle. Poi, ah ecco, scappata, l'altra camomilla, questa è quella che uso d'inverno. Guardate com'è pucciosa. Vedete, è nera, con un fioccone morbido. Bellissima, questa la riprenderò in pieno inverno perché è capientissima. Questa è la St. Moritz, è in tessuto ed è bellissima, l'ho presa l'anno scorso. Che dire, ragazzi, delle prossime vi metto le foto perché è un macello, rischio serve sempre di darvi le spalle ed è una cosa che non mi piace, quindi a presto, ciao!